Maradona, il genio di Belle, e questo è il nome della mostra che parte quest'oggi a Pompei. Siamo con Massimo Vignati, del museo ovviamente Vignati, Diego Armando Maradona. Massimo, vederti qua a Pompei e vederti in una cornice del genere è sempre molto bello, ma che emozione stai provando? Siamo a pochi minuti dal fischio d'inizio. È una grandissima emozione perché trovarti proprio in un museo è il mio sogno della mia vita e spero che domani, ecco, di farlo nella mia Napoli. Ringrazio Pompei che ha abbracciato questo progetto, questa cosa è una cosa emozionante. Come tu ben sai, questo è un museo di vita vissuta in prima persona. Con Diego ho avuto la fortuna di vivere gli anni più belli, dai 10 anni fino ai 18 anni, avendo mamma che dava la sua cuoca, la mamma napoletana, il mio papà il custode lo stato. Che dirti, è un'emozione tantissima, bellissima. Da domani è aperta al pubblico, oggi c'è la conferenza stampa con il mitico il presidente che ha fatto la storia Fellaino, con Gianni Bro e tanti tanti amici. È una mostra soprattutto per far provare l'emozione alle persone che ho avuto la fortuna di provare con questa grandissima emozione. E poi c'è una bellissima schiera di foto di Siani, che è una cosa bellissima, che abbiamo provato questa emozione sia lui col suo papà che è il fotografo, e io con mio papà che è il custode dello stadio. Le foto di Siani, i cimeli invece esposti sono i tuoi, li abbiamo appunto mostrati sul Calcio Napoli 24, però Massimo ce ne sono alcuni che sono davvero dei pezzi allucinanti. Ho Sono pezzi. visto la maglia del Barcellona, quella del Boca Juniors, sono qualcosa di incredibile. Una cosa di particolare che ho avuto la fortuna di vivere gli anni bellissimi, avendo la fortuna, stasera alla conferenza c'è anche il signor Gianni Prota, e avendo la fortuna ogni lunedì a giocare a calcetto con Diego dal calcetto del signor Gianni Prota. Ti lascio immaginare, non c'era, ogni lunedì mi portavo un completino diverso, del Barcellona, sono cose regalate personalmente da lui, perché c'era un rapporto viscerale fra tutti e due, come me era il fratello maggiore e lui il fratello minore. Massimo, ecco, uno almeno, raccontami un aneddoto che riguarda te e Diego Ma è Armando un aneddoto, sono tantissimo, dalla fortuna quando andavo con Diego a giocare a calcetto non dormivo a casa mia, rimanevo a casa di Diego perché si faceva tardi. E il martedì dovevo andare a scuola e non andavo. Quando Diego si svegliava il martedì, dice, ma che fai? Non sei andato a scuola, Diego, ma quale scuola? Vengo con te agli allenamenti. E mi ricordo che quando andavamo giù al garage sceglievo sempre la Ferrari, e mi ricordo questo particolare che mi facevo più basso di quello che sono, perché Diego correva in una maniera incredibile, e mi ricordo questi ricordi belli, andare a Soccao, lui si allenava, andavo su alla sala a giocare alla Carabbia, vissuto una cosa incredibile.